accoglierei sul palco, certo, il presidente dell'associazione Cornelia De Lange, il signor Giorgio Amadori. Presidente, prego, si raggiunga. Prima di dare inizio al nostro show, al vostro show, tantissimi sono gli ospiti che ci sono venuti a trovare, grazie Presidente, continuiamo a invitare, dovevamo farlo forse per cavalleria prima di invitare il signore, ma il Presidente è sempre il Presidente, anche se abbiamo dei titoli importanti, poi da annunciare la dottoressa Laura Bernasconi, grazie, ci raggiunga anche lei, applauso anche per lei, e l'onore di avere anche la Presidentessa della Federazione Mondiale, la signora Ulla Mügler. Presidente, prego. E cedo il microfono per un saluto e per anche qualche felicitazione quando ci avesse bisogno della sua esercizio. Grazie. Vedo che la platea è bella piena, quindi già una serata che inizia bene. Aspetto che le mie due colleghe... Allora, buonasera a tutti, io sono Giorgio Amadori, sono il presidente dell'associazione Cornelia De Lange, che ha sede in Pesaro, e sono anche il papà di Lorenzo, che è un ragazzo di 19 anni, affetto da questa sindrome. E la sindrome di Cornelia De Lange è una sindrome genetica che porta in generale un ritardo medio-grave sia a livello fisico che intellettivo, e circa l'80% dei ragazzi non parla, perché viene compromessa l'area deputata al linguaggio. Anche se c'è però una grossa capacità di comprensione in entrata, anche se poi non riescono ad esprimersi. E sono ragazzi che hanno bisogno di un'assistenza continua perché non sono autonomi. E dalla sindrome di Cornelia De Lange non si guarisce, ma se si effettuano e si fanno sin dai primi anni di vita tutte le dovute cure mediche, le terapie psicofisiche idonee, noi possiamo rendere la vita di questi ragazzi molto più dignitosa. E l'associazione è nata proprio per questo. E io ricordo quando, 19 anni fa, quando è nato Lorenzo, si sapeva pochissimo di questa patologia. Ma ora che se una famiglia si trova ad affrontare questo avvenimento, non neghiamo all'inizio, molto tragico e inaspettato, sa che protocollo medico deve seguire. L'associazione ha un direttore scientifico che voglio citare, che è il dottor Selicorni, che sia un pediatra che un genetista, che è tra i più esperti, anzi forse direi il più esperto in Italia, e che è anche presidente dello staff medico della Federazione Mondiale. E l'associazione ha tanti progetti in corso, e che con tante difficoltà economiche sta cercando di portare avanti, e ne citerò solo due tra i più importanti. Uno riguarda quello della comunicazione aumentativa alternativa, che è un metodo per far comunicare le persone che non hanno la possibilità di parlare, con dei simboli, e poi ci dirà qualche cosa di più la dottoressa Laura Bernasconi. E quindi questo comporta il fatto che un'equipe di persone specializzate debba spostarsi in tutta Italia, andare a conoscere i ragazzi, l'ambiente in cui vivono, e potete capire che questi spostamenti costano comunque, potete immaginare il costo di questa, perché di questo progetto, perché l'associazione è a livello italiano e quindi abbiamo famiglie seguite sia dalla Sardegna fino al nord Italia. Un altro grande progetto che l'associazione sta portando avanti ormai da parecchi anni è quello delle vacanze estive, e sono delle vacanze molto particolari in cui i ragazzi vanno, non vanno in vacanza con la famiglia, ma vanno da soli, nel senso che sono accompagnati con un rapporto di uno a uno con degli educatori per circa 10 giorni, e hanno sempre un medico presente, e quindi è una grande opportunità per avere uno stacco dalla famiglia per i ragazzi e per dare anche ai genitori 10 giorni, diciamo, per uscire un po' dalla fatica della routine e magari dedicarsi di più anche agli altri figli, perché anche se si cerca di essere imparziale non lo si è mai, o solamente per passare 10 giorni stravaccati per ricaricare un po' le batterie.
E questo è un progetto molto costoso che costa all'associazione circa 3.000 euro a ragazzo e di cui 1.000 li mette la famiglia, e quindi nel periodo che stiamo attraversando potete capire le difficoltà. E le risorse dell'associazione provengono sostanzialmente dal 5 per 1.000 di cui siamo accreditati, e da donazioni volontarie e da queste manifestazioni senza le quali non potremo andare avanti. Ringrazio quindi tutti gli artisti, gli sportivi e gli organizzatori che hanno reso possibile questa serata, in particolare la famiglia Placida che si è spesa tanto per la riuscita di questo evento. E all'ingresso ci sono anche dei piccoli gadget che magari vi aiuteranno a ricordarvi dell'associazione anche quando andrete a casa. E io non voglio più perdere, cioè rubare del tempo. E ringrazio tutti, buona serata a tutti e passo la parola brevemente a Laura Bernasconi. Grazie. Sì, io dovrei parlarvi di comunicazione aumentativa, non abbiamo due ore, quindi vi dico solamente che entrambi i progetti di cui vi ha parlato Giorgio sono dettati e vanno verso una qualità di vita diversa di queste famiglie che hanno a carico questi bambini, questi ragazzini. Io arrivo qui grazie a Lollo, attraverso Lollo il primo bimbo che ho avuto. CA, comunicazione aumentativa, uso di simboli per bambini che non solo non hanno la possibilità di parlare, ma che hanno un disturbo di comprensione linguistica in entrata. Cosa vuol dire? Spesso questi bimbi vivono in Giappone, non hanno un codice in uscita e non hanno un codice in entrata. Questo fa sì che non li si veda come persone pensanti, sono pensanti. I simboli hanno dalla loro parte il visivo, sostengono la comprensione, vogliono tanto lavoro. Vogliono tanto lavoro, vogliono programmi particolari, vogliono software particolari, a volte vogliono computer particolari, voca, quindi ausili per l'uscita in voce, e quindi io vi chiedo, acquistate gadget, insomma. Grazie. Io, buonasera a tutti, sono molto contenta e onorata di essere qui, sono Ulla Mugler. Sì, vorrei ringraziare qui a tutti, sia di dietro, davanti, sopra e sull'altra parte del palco che siete venuti, ma soprattutto vorrei ringraziare l'Associazione Italiana di Cornelia Lange, perché personalmente a me hanno aiutato tantissimo, una figlia di 12 anni con la sindrome. E era un grande conforto, una grande risorsa per me. Vorrei però anche ringraziare a loro nella mia veste ufficiale di presidente della Federazione Mondiale, perché loro erano uno dei paesi fondatori della Federazione Internazionale, che è stato fondato nel 2001. Adesso siamo 16 membri, 16 paesi in tutto il mondo. Più o meno siamo 4.000 famiglie dentro questa federazione. In Italia siamo 150 famiglie circa, no? E cioè siamo un piccolo numero, ma l'idea di questa federazione è di unire le sforze e cambiarsi le informazioni, cambiare le best practices. Per questo anche organizziamo ogni due anni un congresso su livello mondiale. Questa volta andiamo in Argentina, la prima volta in Sud America, dove vi potete magari immaginare che qui adesso esistono delle informazioni grazie a delle associazioni che si danno molto da fare. In Argentina ancora tutto da scoprire, e per questo abbiamo pensato di farlo di là. Al nostro fianco, molto importante, questo consiglio scientifico dove il dottor Selicorni, il presidente, e altri membri anche che provengono dall'Italia sono inseriti in questo consiglio, e così insieme, sia da parte delle famiglie, da parte dei medici, abbiamo già raggiunto tantissimo, però la strada è ancora lunga. Per questo abbiamo sempre bisogno del vostro aiuto. Grazie. Grazie davvero, complimenti per il vostro lavoro.